patate di riso, 250 euro. Mi sembra eccessivo. Avevamo puntato la sveglia alle 4 del mattino per incontrare 7 ore dopo una persona che prima per vederla bastava andare in salotto. Abbiamo preso due aerei, un taxi, un autobus, ma ne è valsa la pena. Ciao Riccardone. Ciao. Adesso vedremo la casa di un vero olandese. Dai, andiamo. Siamo tornati ad Amsterdam per venire a trovare il Riccardone, ex compagno di studi, ex coinquilino, ma soprattutto un amico. Eravamo già stati qui nel 2018 quando gli avevo chiesto di fare un viaggetto insieme. Era la sua prima volta fuori Italia e adesso guardatelo qui, perfettamente amalgamato nei colori della folla olandese. Essendo stato io il primo a metterlo in connessione con questa città, mi piace anche pensare di avere un piccolo merito in questa sua avventura. Avevamo iniziato una spesa da uomini maturi, poi è finita così. Dolci, dolci, waffle, altri dolci. Stamattina Giulia ha bevuto il caglio. Adesso abbiamo comprato latte vero. Questo scompare. Andiamo a Den Haag Central, anche detto L'Aia. Siamo stati a visitare L'Aia, una città situata a sud-ovest, principalmente città di lavoro, palazzoni e gente in tenuta da ufficio. E la pioggia stava diventando un po' molesta. Bisognava cercare qualcosa da fare al chiuso. Trovato. Un killer. È una sfida emozionante. Niente fu lasciato al caso. Tutto aveva un senso. Avevamo un obiettivo preciso: portarci a casa il trofeo definitivo. Abbiamo per creare il record un'incognita. Praticamente dopo 72 ore hai un ricordo. Abbiamo lavorato sodo per ottenerlo e ce l'abbiamo fatta. È meglio questa birra o il latticello di stamattina? Sta iniziando a creparsi. Andiamo ad Harlem. 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 It's delicious. Harlem,
è un paesino a 20 km da Amsterdam. Molto olandese, carino da girare. Ci eravamo comportati in modo troppo dignitoso fino a quel momento. Bisognava rimediare. Ammiraglio. Adesso ce la scarichiamo con il QR code. Sono un gondoliere olandese. Vado in bagno. Dove vuoi andare? In bagno. Vai in bagno? Sempre così. In bagno. Procede benissimo. Dai Riccardone, dici un po' dove stiamo andando. Stiamo andando a Den Helder. A fare cosa? Andiamo a raccogliere i funghi. Beh, fate in serie, dov'è che stiamo andando? Stiamo andando a Den Helder per andare a Texel. La cheesecake più compatta del mondo. Com'è che si beve questa cosa? Un freschino, ragazzi. Che parte più veloce, siamo già solo, io non capisco. Devi saltare qua, Rick, devi saltare. Ce l'avevo fatta, dai, grandi, correndo ce l'avevo fatta. Guarda i biglietti, traghetto preso. Dopo la sosta in pasticceria, che per poco non perdevamo anche il traghetto, eravamo carichi di zuccheri a sufficienza per affrontare i nostri 30 km di bicicletta. Vai Giulia, è tuo robot. Texel, la prima delle isole Frisone, ospita il bellissimo parco naturale delle dune che, insieme alla luce soffusa del tramonto, ci ha regalato scene da cartolina. E poi così, de botto, senza senso, un'illuminazione. Sapevo come togliermi un vecchio sassolino dalla scarpa. Ma queste cose in Olanda. Sta per nascere. Il tempo di uscire di casa, stavo già rischiando l'ipotermia alle orecchie.
ciao Riccardo. Ciao Rick, allora? Sono passate 2 settimane ormai. Ciao Manu, oh sì, è nato. È nato? Sono sicuro che è bellissimo.